Furto la notte scorsa a Gallipoli ai danni del centro scommesse Eurobet in via Lecce. Intorno alle 3:30 due napoletani di 25 anni, Giovanni Cerrato e Gennaro Torre, pluripregiudicati, sono stati beccati con le mani nel sacco dai carabinieri del nucleo operativo e radiomobile della compagnia gallipolina guidato dal tenente Angeletti. Ad accorgersi del furto, casualmente, una parente dei proprietari del centro che da un vicino bar ha notato strani movimenti nei pressi del locale. I carabinieri arrivati sul posto hanno scorto la saracinesca danneggiata e la porta del locale spalancata. All'interno i due individui avevano già svuotato due delle slot machine, riponendo le monete nel cassetto di un terzo apparecchio. Già pronti per dileguarsi, il loro piano però è sfumato con l'arrivo dei militari. Accompagnati in caserma, sono stati arrestati per furto aggravato e poi trasferiti presso il carcere di Borgo San Nicola su disposizione del PM di turno presso la Procura della Repubblica di Lecce, Giovanni Gagliotta.